La tua Etruria è alla prima di Caffeina Christmas, che ha portato un fenomeno del web, un ragazzo giovanissimo. La tua Etruria, sì, è il nostro giornale, un quotidiano culturale. Grazie, ti segniamo tra i nostri fan. Io sono un fan dell'Etruria in generale. Sì. No, comunque quante grazie, volte sei venuto qua? Conosci la nostra... Sì, Viterbo, ero già venuto un paio di volte a Viterbo. E non è male, mi piace come città, mi piace molto, sì. Una bella atmosfera, tante ragazze che stanno aspettando per incontrarti. Infatti adesso già sono incazzate che sono qui invece che lì. Quindi adesso con me. Vabbè, poi gli passa. Speriamo. Adesso gli offriamo un po' di Coca-Cola, un po' di pasticcini. Senti, come si arriva a pensare quello che hai fatto te? I tuoi pensieri sono diventati di tutti? Sì, beh, perché siamo in un'epoca, in un periodo in cui penso non sia importante chi dice cosa, ma che passi un messaggio. Al giorno d'oggi, con i social network, con internet, insomma, pubblichiamo tutti stati su Facebook, insomma, tutti diventano dei portatori di messaggi che magari nella maggior parte dei casi non hanno scritto, ma semplicemente pubblicato. Pubblicare uno stato significa appunto digitare un link, no? Oppure semplicemente scrivere sulla tastiera. Quindi non c'è una vera scrittura di un pensiero, però mandi avanti dei messaggi. E quindi con questo libro ho cercato di rendere scritti, perché li ho scritti a mano, alcuni stati d'animo, pensieri, messaggi che appunto avevo dentro, avevo voglia di condividere. Alcuni li avevo già condivisi, altri li condividerò su internet, su Facebook. Ma insomma, li volevo raccogliere in un libro, mi sembrava un'idea interessante e una sfida bella da fare con Mondadori. E questo messaggio, questo modo di trasmettere messaggi, l'hai usato anche in TV, perché anche come presentatore di Tusi che Vales hai comunque messo il tuo modo di essere. Sì, è stato molto, molto divertente accettare anche quella sfida. Lì sono stato molto fortunato che avevo una squadra di maestri, da Gerry Scotti a Rudy Zerbi, alla stessa Belen, che era la mia compagna di banco, ma in realtà non era una di quelle compagne di banco che però ti suggeriscono tutto. Sì, molto fortunato, perché oltre a essere bella è anche molto molto intelligente e molto disponibile. E poi insomma eravamo lì ed ero lì. Grazie appunto a Maria che mi ha lanciato questa sfida. Ti ha trovato, ti ha scovato, sì, e ha deciso che tu eri perfetto, ha conosciuto proprio per quello che eri su internet. Sì, assolutamente, no, infatti questo è molto molto bello, il fatto che nel 2014 attraverso internet chiunque si possa inventare un lavoro. Io sono stato molto fortunato e quindi ho anche una piccola responsabilità, insomma, infatti dico sempre in giro, ovunque, che attraverso internet si può davvero al giorno d'oggi creare qualcosa di bello per noi stessi e per il mondo in cui viviamo. Ma devi avere comunque qualcosa da dire. Devi avere voglia di fare, che oltre ovviamente ad avere qualcosa da dire, sì. Però spesso in quello che sto vedendo nella realtà di oggi non manca l'opportunità, ma la voglia di lavorare. Quindi ecco, questo è un bel messaggio, perché un ventenne che venga a dire io sono il più sfigato di tutti, io parlo da ragazzo qualunque, ultimo della classe, però vedo spesso che ci lamentiamo di magari che in Italia manca lavoro, manca opportunità, ed è vero. Però spesso manca anche la voglia di farlo. E questa è una cosa che mi rattrista molto, soprattutto crescendo ogni giorno, insomma, sto crescendo, sono ancora piccolo, però crescendo vedo che c'è questa situazione. E non è bello, soprattutto perché, insomma. Può cambiare. Speriamo lo cambi. Cambia. Con questo spirito può cambiare. E io qua ho un post-it. Che ci scriviamo? La prima cosa che viene in mente a Francesco Sole in questa giornata particolare, qui davanti ci sono tanti ragazzi e ragazze che stanno aspettando per avere un tuo messaggio sul libro. Io non sono... Allora, Viterbo. Poi lo facciamo vedere.
Eh già, io sono d'accordissimo con quello che hai detto. No, scritto. Ma dai, è una cosa un po' paracula, però. È ecco, carina, te l'attacca a te, guarda. Attaccato. Quindi prendiamo questo. Viterbo tu si cavales. Positivo e. Viterbo tu si cavales. Avanti sempre. Complimenti, grazie, Francesco. Grazie di cuore.